Benvenuti al podcast del Giunco.net, il racconto della giornata. Giovedì 4 marzo 2022, apriamo con la cronaca smantellata all'area di spaccio di Giuncari con il comune di Gavorrano. I carabinieri sono entrati in azione, hanno rimosso i rifiuti e il materiale utilizzato dagli spacciatori per soggiornare all'interno del bosco. Sul posto, insieme ai militari dell'arma, sono intervenuti anche i carabinieri forestali e la polizia municipale. Durante l'operazione non è stata ritrovata né droga, e nemmeno sono state ritrovate persone, ma soltanto la presenza di numerosi rifiuti solidi di ogni tipo, compreso tende e batterie, che hanno messo in risalto ancora una volta una situazione di emergenza ambientale. I rifiuti accatastati saranno a breve rimossi e smaltiti dal comune di Gavorrano. Voltiamo pagina. Capitale della cultura. Continua la corsa di Grosseto, candidata a Capitale della Cultura 2024. Ieri in diretta streaming i rappresentanti del comune e del progetto naturalmente culturale si sono collegati con la commissione che deciderà la nuova capitale italiana della cultura. L'audizione, come ha messo in evidenza il sindaco Don Francesco Bevarelli Colonna, è andata bene e lascia ben sperare per il futuro. Ricordiamo che Grosseto è stata inserita nella short list delle 10 finaliste. A metà marzo sarà comunicata la decisione della commissione e sapremo dunque se Grosseto sarà o meno la nuova capitale italiana della cultura per il 2024. Adesso, come ogni giorno, gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 2.700 su 24.000 tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è dell'11,25%. Secondo i dati della regione, in provincia di Grosseto, i casi registrati oggi sono 202. I numeri dei vaccini in totale in Toscana sono state somministrate 8.694.000 dosi. Di queste, 2.177.000 sono dosi booster. Nell'ultima settimana, nella nostra regione, sono state utilizzate 47.000 dosi. Per il Giunco.net, Daniele Reali.